la collega, diciamo quasi sottovoce, ha bisbigliato una frase del tipo: no, niente gay. Sono intervenuto e gli ho detto: scusa, perdonami, ma lo stabilimento è vuoto e tu mi stai dicendo che non è possibile prenotare per domani, non è possibile prenotare per la settimana prossima, c'è qualcosa che non torna. E la ragazza si è rifiutata di rispondermi, quindi poi ho chiesto alla sua collega se era possibile parlare con qualcuno dello stabilimento e di conseguenza neanche l'altra mi ha dato possibilità di poter parlare con qualcuno. Lo stabilimento vietato agli omosessuali. Come si è sentito in quel momento quando ha realizzato questa cosa? Guarda, ti dirò, lì per lì mi è venuto da sorridere perché è una cosa che si verifica molto spesso. Però mi rendo conto che oggigiorno sentirsi dare ancora questo tipo di risposte non è proprio il massimo dell'intelligenza. C'era stato detto poi dai ragazzi dell'altro stabilimento che il gestore, il nuovo gestore, era alquanto omofobo e quindi questa voce era girata, tant'è vero che poi ci sono dei commenti sulla pagina dello stabilimento che spiegano quello che poi è successo a me, che è successo a tante altre persone. Che cosa avrebbe voluto dire il titolare di questo lido? L'accesso a qualunque luogo pubblico viene chiamato tale proprio perché dovrebbe essere aperto a chiunque. Siete stati aggrediti verbalmente? Ma più che aggrediti verbalmente è stata l'indifferenza, cioè il fatto che nessuno ci abbia dato risposte, che comunque non ci sia stato dato il modo di poter chiedere il perché di quella risposta. Io cioè non mi do una spiegazione logica a tutto questo. Se fosse successo a qualcuno magari di più giovane, che magari avrebbe potuto reagire in modo completamente diverso da me, nel senso io ho avuto la maturità di girarmi ed andarmene, ma per una questione di superiorità e di intelligenza, magari un ragazzino l'avrebbe vissuta diversamente.